momento del caos. Voglio fare un piccolo video per raccontare come è successo che mi sono ritrovato dopo 35 anni a pubblicare dei video sulla gara dei campionati italiani assoluti che sono svolti a Cagliari nel 1985. È successo per caso, diciamo, perché non era stato previsto da me, no? Ma come spesso mi succede nella mia vita, nelle scelte che faccio, quelle importanti e quelle considerate meno importanti, che però per me sono tutte importanti perché riguardano la mia vita, ho seguito un sentimento. E il sentimento è questo. Mi è capitato di vedere su Facebook, ultimamente, tipo la settimana scorsa, un commento su un post, che non mi ricordo neanche più che cos'era, di Marco Marendon. Marco Marendon è un lottatore che ha lottato per la Portuale Ravenna, società per la quale io ho gareggiato fino ai 25 anni, fino al 1975, più o meno, 75-76. Poi ho smesso, perché dopo 10-11 anni di attività, se non diventi un professionista nella lotta, finisce come esperienza, ti porti dietro il bagaglio importante della lezione di vita che è stata e poi continui a vivere la tua vita e continui a gareggiare, a fare la lotta in quella che è la vera materassina importante che ti chiama spessissimo a fare dei match dove devi difendere quello che è il tuo privilegio, la tua vita, tutto quanto. Ma non mi voglio dilungare su queste cose qui. Voglio raccontare come è successa questa cosa. Marco Marendon ha fatto un commento e poi è capitato che nel novembre scorso, non di quest'anno, dell'anno precedente, Domenico Piccinini, detto Piccio, che venne a trovarmi nel negozio che avevo allora in via Oriani a Ravenna, parlando con lui, lui mi disse: sai che io ho ancora i duplicati della registrazione che hai fatto dei campionati assoluti di carte del 1985? I filmati originali io li avevo persi, non mi ricordo in che modo, però non li ho più. E fu una registrazione che feci comprando la prima telecamera in VHS, mi ricordo nel gennaio del 1985, per cominciare a studiare. Io non avevo la minima idea di come si usavano queste cose qui. E le apparecchiature tecnologiche allora, non è come adesso con i cellulari, che sono dei cellulari con una definizione talmente incredibile, una luminosità talmente potente che basta veramente poco, bastano pochi lux per poter avere il minimo per essere filmato. Allora non era così. E in più tutto l'ambaradan, cioè la telecamera che era una sberla così. Poi collegato un portatile VHS, che a differenza dei videoregistratori che loro cominciavano ad uscire, che costavano in media sulle 600-700 mila lire, il mio videoregistratore costava 2 milioni e mezzo, perché aveva la possibilità di estrarre il portatile che io portavo con me per poter agganciare poi con la corrente. Insomma, era un ambaradan abbastanza impegnativo da portarsi dietro. In occasione dei campionati assoluti mi portai dietro questa cosa per filmare le gare dei lottatori che erano ancora in attività. Io avevo smesso, però ero entrato nell'esperienza, i primi passi di quella che poi è anche la mia professione attuale, aggiunta alla professione di scultore e pittore, cioè quella di fare il filmmaker o il cinema, cioè lavorare con le immagini in movimento. E quelle furono le prime esperienze, no? Morale, Domenico Piccinini mi chiese se gli potevo fare un duplicato insieme a dei piccoli video che girai per i primi concorsi che mandavo in giro, eccetera, dove utilizzavo Paolo Rioli e Domenico Piccinini e anche Pagliarini, detto Paglia, nelle primissime cose che io facevo.
Però cosa succedeva? Succedeva che quando facevi un duplicato da un VHS a un altro VHS, la definizione si perdeva tantissimo, si spapolavano, già non era molto definita, sempre a paragone del cellulare di adesso, la qualità dell'immagine. Per cui, insomma, i video che io ho postato hanno dei disturbi, hanno le classiche pecche tecnologiche che da una parte, per chi se ne intende, capisce che sono filmati fatti in VHS in sistema analogico. Oggi si viaggia di digitale ed è bene perché tu non perdi mai la definizione. Però tornando al discorso di che cosa mi ha mosso per fare tutta questa serie di video che mi hanno fatto scoprire e vivere delle esperienze molto belle che poi adesso racconterò, mi auguro, molto velocemente. Ma per dire l'input, no? Allora Marco Marendon fece un commento, dice: ah, Marco Marendon, vidi il suo profilo, ho visto che erano passati 35 anni, quel ragazzino che io mi ricordavo allora l'avevo visto come adesso, un uomo maturo con i suoi capelli già un po' grigi, un po' messo in carne, come succede un po' a tutti, e registrare questa cosa. Poi andando a pastocchiare nei miei video, perché quando Domenico mi diede le immagini mi disse: sai, sono molto spopolati, ma guarda, adesso con la tecnologia che c'è io riesco a tirare un pochino su, no? Allora te li do, così se riesci a cosarli, a migliorarli, poi dopo me li ridai, eccetera. Io poi non li guardai mai questi video, perché sempre con le cose che ho da fare, mi ero ripreso, sì, li guarderò, eccetera. Ho cliccato sul primo, ho cominciato a vederlo e come mia sorpresa ho riconosciuto Marco Marendon, no? Che me l'ho dimenticato, io non mi ricordavo, a parte che c'era Paolo Rioli e Domenico Piccinini, io ero andato lì per filmare fondamentalmente i lottatori della compagnia portuale, no? In special modo Domenico Piccinini e Paolo Rioli, perché erano quelli con i quali relazionavo, facevamo dei video da mandare in giro, artistici, tra virgolette, le prime esperienze che ho fatto. Allora vedendo Marco Marendon, dico: guarda, Marco Marendon. Poi è successo, poi ho visionato un altro, ho visto che erano molto spopolati, io ho chiuso. Poi uno o due giorni dopo, lavorando dietro le mie cose, mi veniva su sto pensiero: ah, Marco Marendon, mi piacerebbe fargli vedere il video di com'era 35 anni fa. Questo è qualcosa che è venuto su così, diciamo, dal cuore. E la mia dice: ma dai, è da fare delle cose, eccetera, eccetera. E io, vabbè, mi lascio perdere e poi mi ritorno su sta cosa. Dopo un po' mi ritorno su sta cosa e siccome per esperienza ho cominciato ad ascoltare queste, non so come chiamarle, questi pensieri, no? Misto a un sentimento, e mi sono detto: vabbè, interrompo quello che devo fare e vado a fare questo piccolo video e lo mando a Marco Marendon. Ho detto: però non ce la faccio mettermi lì di aprire il mio software e cercare di migliorare le immagini. Dico: lo firmo con il mio cellulare e poi glielo pubblico su Facebook, gli faccio la sorpresa. Così ho fatto, così il cellulare, dallo schermo ho filmato quello che era il primo incontro che ho visto, perché sono ore di filmati. E l'ho pubblicato sul mio Facebook, ho messo, siccome siamo amici su Facebook, ho messo il suo nome taggato in modo che gli arrivava automaticamente l'informazione, pensando di fargli semplicemente una sorpresa, che la cosa finisse lì, no? E invece poi dopo è successo che, andando avanti, finito quel video ne è cominciato un altro. Poi dopo ci sono stati dei commenti, perché alla fine del video si vedeva la prima immagine di qualcuno che Walter Casadei pensava di essere lui, no? La figlia anche ha detto: ah, c'è il mio babbo, non l'hai filmato? Io ho detto: no, io mi ricordavo che lui non aveva gareggiato in quella gara, come vado a vedere chi è questo lottatore, e ho scoperto che questo lottatore, non immediatamente, dopo un po', era Sante Bisignani di Bari. Ho guardato l'incontro, ho detto: ah, però è un bel lottatore, insomma, e praticamente ho cominciato a postare. Poi ho visto che c'era Di Biase, Umberto, no? Con dei video veramente molto importanti,
E man mano che guardavo certi video, dicevo, questi sono video che, siccome le conosco, siamo amici su Facebook, gli faccio una sorpresa, no? Poi ho visto Dall'Alpi, ho visto Vassura, tutte le persone che conosco. E ho cominciato, uno dopo l'altro, a postare i video e alla fine mi sono ritrovato a mettere praticamente tutti i video che sono rimasti di quello che ho potuto filmare. Non c'è ovviamente tutto quanto alla gara, però ci sono molte cose. E l'ho postati, la gente cominciava a commentare e lì la sorpresa bella è stata vedere che qualcuno si è riconosciuto, qualcuno ha detto, in quella gara c'ero anch'io, io ho detto, ah sì, dico bene, mi fa piacere, chissà che non so, tirare fuori un incontro dove ci sei anche tu, e in effetti è stato fuori un incontro dove c'era anche lui. Un altro mi ha detto, ah questo è mio zio, su Carlo Fanelli, no? Il mio zio che, e ho scoperto che Carlo Fanelli poi è morto qualche anno fa e la sorella, la figlia si sono emozionati nel vedere il loro caro in un momento molto importante della sua carriera, perché lui vinse quei campionati italiani nella sua categoria. Io lo filmai solo in un video e stranamente mi ricordo che quando finì il suo incontro, che è stato anche molto veloce perché ha vinto per superiorità tecnica contro Cutrignelli di Bari, che un altro che ha visto i video mi ha detto come si chiamava. Finito l'incontro l'ho seguito, cose che non ho mai fatto con nessuno a parte un paio di persone in portuale, l'ho seguito con la telecamera, lui è andato sulle gradinate, ha salutato il padre, i parenti eccetera, per cui c'è stato un seguito emozionale nei parenti che ha raccontato, al di là dell'impresa sportiva, un'emozione a queste persone. Sante Bisignani mi ha detto che lo ha emozionato di vedersi in questi incontri, non solo perché era giovane, eccetera, che già basta, ma perché sentiva la voce del padre, che era un vocione molto basso, no? Che lo incitava, che lo ha emozionato. Io, mettendomi nei suoi panni, mi sembra di percepire quell'emozione. Suo padre anche è morto, ho saputo, nel 2007, e di sentire la sua voce in quei momenti dove lo stimolava, che era il figlio, no? Che stava lottando e che ha vinto la categoria del campionato italiano negli 82 kg, deve essere stata un'emozione importante per il padre, per il figlio, e in più si è aggiunta questa emozione finale. Per cui cos'è che voglio dire con questo video, che spero di finire in fretta per non annoiare? Che la bellezza di questi filmati, mi sono accorto per me stesso, ha comunicato a vari livelli, perché c'è un livello dove vedi come il giovane, no? E quanta vita succedeva importante, mentre tu neanche te ne accorgevi. Importante non solo perché potevi aver vinto peso, perché c'è stato qualcuno anche che ha detto, mi sono riconosciuto come Dall'Acqua, un poliziotto, anche se ho perso un incontro con Orioli, mi sono riconosciuto ed è stato emozionante vedermi. E che cos'è che l'ha emozionato? L'ha emozionato vedere un pezzo di vita che lui ha vissuto, che noi viviamo. Per citare John Lennon, una volta John Lennon disse, la vita è quella cosa che succede mentre noi siamo impegnati o distratti a fare qualche altra cosa, ma quella vita preziosa sta andando avanti. E in questi video, no, quello che si vede è questa vita veramente molto importante, che ci ha fatto compagnia, che ci rendeva anche belli, perché eravamo giovani. Magari noi ci vediamo con dei difetti, non ci piacciamo mai, no? Ma a distanza di anni, come ci vediamo sotto una luce diversa, come riusciamo a vedere una bellezza reale al di là dei nostri canoni di bellezza. Cioè, com'è carino, com'è profondo accorgersi di che dono importante stiamo ricevendo con la vita. Perché in questi filmati ci sono persone che adesso non sono più vive. Il padre di Bisignani, Carlo Fanelli, ho saputo un altro lottatore, Piretto, dell'Edera Ravenna, che è morto dopo un paio d'anni. Carlo Bessi, il nostro allenatore, si vedono un paio di immagini dove si vede lui con la sua faccia e ha ricordato a me un'epopea e come a me a tante altre persone.
e poi anche altre esperienze. Arnolfo Dauli, che si è visto, sua figlia ha potuto vedere suo padre in un momento dove forse lei ancora non era nata. Per cui sono emozioni che saltano fuori, che la vita ci ha regalato, sorprendendoci, perché nessuno se lo aspettava. Come c'è un certo Pagliuca, mi è arrivata una richiesta di amicizia da questo Pagliuca, se non lo ricordo, di Carpi, e dico, oh, di Carpi, di quella stessa società. Allora gli do l'amicizia, poi mi arriva un messaggio che mi dice: io sono quello che ha organizzato i campionati italiani, come hai fatto a fare queste riprese? Allora lì mi sento, quella, forse un po' arrabbiato, forse... Allora gli ho spiegato alcune cose e lui mi ha poi ringraziato e mi ha chiesto di inviargli, se potevo, tutti quanti i filmati, no? E anche lui sicuramente sarà rimasto contento, sorpreso di scoprire una gara così importante organizzata da lui, che non è passata inosservata, ma che qualcuno di sua iniziativa, senza prendere soldi, perché lo fai per amore, ha filmato una cosa che dopo tanto tempo è stato in grado di emozionare. Per cui, partendo da un sentimento di voler fare una piccola sorpresa, un piccolo regalo a un mio conoscente, a Marco Marendon, poi da lì è venuto fuori tutta una serie di emozioni che sono convinto continueranno ancora ad emozionare le persone che andranno a vedere questi filmati qui. Per cui io farò una pagina web dove metterò tutti gli incontri, compreso questo video, affinché non si disperdano in questo pazzo mondo di Facebook che dopo un po' le cose vanno nel dimenticatoio. Una pagina rimane più visibile, per cui una piccola esperienza di vita che ci viene a ricordare di quali doni, quanta ricchezza la vita ci ha dato allora e continua a darci anche adesso. Ed è bello per me, qui chiudo, vedere tante persone lottare per conquistare qualcosa di prezioso, di importante per loro. Lottare, non per forza vincere o perdere, perché l'importante è lottare, andare lì e dare il meglio di se stessi. E in questo momento di confusione totale, mondiale, dove c'è un attacco da parte di pochissime persone che hanno in mano il mondo, che vogliono soggiogare il 99% delle persone, è bello che ognuno di noi sia quel lottatore che tiene il piazzamento, che non arretra, dice: io sono vivo, sono in piedi e difendo la libertà di esistere e di scegliere per cosa gioire o soffrire, per come piace a me, non per come piace a qualcuno che di me non interessa niente e soprattutto non vuole il mio bene. Per cui questo piccolo esempio di persone che hanno lottato è un simbolo che riguarda tutte le persone. Ognuno di noi è un lottatore e devi lottare per difendere la tua vita, perché la tua vita è preziosa, è piena di magia. Ci se ne accorge quando vedi, come in questo caso, dei filmati che ti parlano di 35 anni fa, lo vedi chiaramente, e invece magari sfugge la bellezza che c'è in questo momento, invece c'è, non hai bisogno di aspettare altri 35 anni per cogliere la bellezza dell'esistere e della bellezza del lottare per difendere il diritto naturale ad esistere che la vita ci dà e che nessun essere umano può venire a portarti via se non gli dai il consenso. Essere lottatori, difendere quel bene prezioso che è la nostra vita, ci rende degni di essere nominati esseri umani. Per cui ringrazio tutte le persone che mi hanno dato una manifestazione con dei commenti, come Maenza, anche Vincenzo Maenza è stato una sorpresa. Non mi ricordavo di quanti belli incontri c'erano dentro, quante persone ho potuto filmare che ancora non conosco e mi auguro di conoscere, che magari loro si riconoscono, perché in alcuni video ho dovuto chiedere anonimo perché non so i nomi, però man mano li ho corretti, perché qualcuno mi ha detto: questo si chiama così, questo si chiama così, quello ero io. Bellissimo. Qui chiudo, vi ringrazio perché
voi siete stati importanti per poter vivere questa bellissima esperienza di questo Amalcord sportivo che ha la radice nella vita. Per cui grazie e vi auguro di passare un Natale veramente luminoso nonostante il pacco che ci stanno preparando i nostri governanti abusivi, delinquenti e criminali e che un giorno dovranno rispondere a una nuova Norimberga che li metterà sul banco degli imputati e non scapperanno alla giustizia divina. Non scapperanno. Non ti vuole tagliare la testa, vuole mettere semplicemente le cose a posto. E noi per contribuire dobbiamo mantenere il piazzamento, piazza, stare dritti in mezzo alla materassina e muoverci a secondo di come il potere si muove. E il potere che ci sta soggiogando è debolissimo. Scusate, vi saluto e vi auguro di godervi questi video e di riflettere e di apprezzare soprattutto la vostra vita adesso. Come io riesco ad apprezzare. Un saluto a tutti. Salve.